Eccoci qua, questa è una staffetta straordinaria di Metropolis perché questa mattina alle 7 del mattino migliaia di missili di Hamas sono piovuti su Israele, c'è stato un blitz militare, sostanzialmente lo abbiamo capito, è cominciata un'altra guerra, ci sono almeno 40 morti, centinaia di feriti, ci sono ostaggi. Netanyahu, il primo ministro israeliano, lo ha fatto capire molto bene, siamo in guerra, è partita una rappresaglia israeliana, un attacco aereo a Gaza, anche lì ovviamente ci sono morti, feriti. Abbiamo deciso di chiamare questa puntata straordinaria di Metropolis ancora una guerra. Sono con me Gabriella Colarusso qui al tavolo di Metropolis, ben trovata. Daniele Raineri, lo vedo collegato, in viaggio. Eccolo qui, c'è Maurizio Molinari, il direttore di Repubblica, c'è Natalie Tocci, direttrice dell'Istituto Affari Internazionali. Maurizio, io partirei da una cosa, da una considerazione che non è sfuggita quasi a nessuno questa mattina. Oggi è il 7 ottobre, 50 anni fa esattamente, il 6 ottobre del 73, anche lì al mattino gli eserciti arabi scatenavano la guerra dello Yom Kippur. È passato esattamente mezzo secolo, anche allora l'esercito israeliano fu preso diciamo di sorpresa. Allora, partiamo da qui, dai 50 anni che registriamo oggi e ancora una volta, no? Questa storia circolare che abbiamo raccontato anche insieme in questi anni è una storia che ritorna e con un incredibile tempismo. Maurizio Molinari. Sì, buon pomeriggio. Ci sono due elementi di continuità con l'attacco del Kippur che avvenne 50 anni fa. Il primo è il fatto di colpire durante il sabato e durante una festa ebraica nella convinzione che questo possa consentire a chi attacca di arrecare il maggior numero di vittime allo Stato di Israele. All'epoca lo fecero Egitto e Siria, sì. E oggi è stata un'operazione di Hamas chiaramente ispirata nella metodologia dall'Iran. E il secondo è l'impreparazione dell'intelligence militare israeliana che all'epoca aveva avuto i segnali sull'imminente attacco e li aveva sottovalutati, in questo caso aveva fatto una valutazione drammaticamente errata non più tardi di 72 ore fa, dicendo che Hamas non era interessata a un'escalation militare con Israele. Questi sono i due elementi di continuità. Quello invece di discontinuità, perché mentre 50 anni fa ad attaccare furono due eserciti regolari, oggi è un'organizzazione terroristica che si sta comportando come tale. In questo momento ci sono almeno 7 insediamenti ebraici, villaggi, kibbutzim, moshavim, dentro i confini, sì, dello Stato israeliano, che sono di fatto in stato d'assedio perché ci sono almeno 60 terroristi che hanno preso in ostaggio centinaia di persone. Quindi quello è un attacco militare, questo è un attacco terroristico. Però è un attacco terroristico molto organizzato, hai ragione tu, tenuto sostanzialmente segreto e in maniera evidentemente efficace, efficiente, ed è un attacco terroristico come forse non ne avevamo visti tanti di queste dimensioni. Ci sono migliaia di missili che sono missili di autocostruzione palestinese con pezzi normalmente con componenti, diciamo, che arrivano dall'Iran. C'è una tempistica di questo attacco, queste sono le immagini che da questa mattina hanno cominciato a girare sui circuiti internazionali televisivi, si fanno, queste sono live tra l'altro, queste sono live dalla striscia di Gaza, si fanno operazioni militari vere e proprie. Hai ragione tu, diciamo che l'intelligence israeliana aveva completamente diciamo non capito quello che stava succedendo. Com'è possibile secondo te, Maurizio? Ancora Maurizio Molinari. Ma io credo che la preparazione sia stata molto sofisticata, anche la modalità dell'attacco, quello di superare il confine di Gaza con dei deltaplani a motore, sì, che era un metodo che già usavano gli Hezbollah in Libano contro Israele, per andare dall'altra parte, far saltare il recinto, entrare, andare nelle basi militari israeliane a ridosso, uccidere o catturare i soldati e quindi dirigersi verso gli insediamenti civili. È una pianificazione, devo dire, molto dettagliata, molto specifica e che ha richiesto, secondo me, grande tempo e quindi anche grande capacità
di proteggere le comunicazioni dalla sorveglianza elettronica israeliana. Da qui il sospetto numero uno dell'aiuto logistico che Hamas potrebbe aver ricevuto dal suo, non a caso, alleato più dichiarato, che è quello che in questi momenti sta festeggiando, che è l'Iran degli Ayatollah. Va bene, quindi un attacco molto sofisticato. Gabriella, un attacco che è partito questa mattina alle 7 del mattino e che ha avuto appunto delle evidenti fisionomie militari, no? Ci sono delle vere e proprie operazioni di sfondamento delle linee israeliane e ovviamente anche di coinvolgimento dei civili dall'altra parte. Allora proviamo a fare un racconto di qual è stata la direttrice questa mattina di questa guerra scatenata in 50 anni dopo. Sì, intanto quello che colpisce, che diceva anche il direttore Molinari, è la natura ibrida di questo attacco che si è svolto almeno in due tempi, possiamo dire. Cioè, il primo all'alba di questa mattina, subito dopo le 6.30, è stato un intensissimo lancio di razzi sulle città del sud, alcune anche verso Tel Aviv e Gerusalemme, che sono stati però per fortuna intercettati, e quindi una prima ondata di attacco aereo. Una seconda data di attacco da terra, perché sono riusciti a superare, a rompere la barriera con Gaza, ad entrare nelle città, intorno nei villaggi, intorno a Sderot principalmente, dove si teme purtroppo il principale massacro, con diverse modalità. Di cui non abbiamo ancora numeri esatti. I morti per ora sono, secondo le autorità israeliane, 40 almeno, ma purtroppo è un bilancio che potrebbe crescere. Sì. Con due modalità sono entrati da terra. Una è quella che diceva il direttore, con questi deltaplani a motore. Che è una metodologia già usata. Sì, a bordo proprio dei pick-up. Quindi anche ci sono questi pick-up bianchi, pick-up armati, bianchi che pieni di miliziani, e parliamo di decine e decine, non solo di miliziani a questo punto, ma probabilmente anche di palestinesi o persone, diverse, un numero consistente di miliziani che sono entrati nelle città. Le notizie sono ancora molto confuse, sappiamo di 40 vittime, sappiamo che ci sono degli ostaggi, non è chiaro se questi ostaggi civili e militari, anche soldati, siano ancora in territorio israeliano o se siano stati portati a Gaza. E questo ovviamente è una situazione di incertezza e ambiguità che rende ancora più difficile, è delicata la risposta israeliana in questo momento. E poi c'è una terza dimensione, che è quella della propaganda, perché nelle stesse ore, che conferma il fatto che questo è stato un attacco pianificato e organizzato nei dettagli da tempo e anche con un certo dispendio di risorse sia finanziarie, tecnologiche che umane, e che negli stessi momenti in cui partiva l'attacco le brigate Al-Qassam di Hamas, il braccio militare di Hamas, diffondevano questi video di propaganda molto ben costruiti. C'è stata una guerra di propaganda, è vero, immediatamente. Che mostravano appunto l'addestramento di questi miliziani delle casupole di cemento con la stella israeliana disegnata sopra, questi che imbracavano questi deltaplani, le imbracature, abbracciavano le imbracature dei deltaplani. Quindi dei video molto ben costruiti, pronti per essere diffusi e per alimentare un'immagine di potenza, o comunque di efficacia nell'azione. Ecco, questi sono i pick-up bianchi di cui parlava Gabriella. Si vedono file di pick-up armati con i miliziani che entrano e attaccano direttamente anche carri armati. Ci sono delle immagini di carri armati israeliani che sono dati alle fiamme e vengono estratti i militari israeliani sotto gli occhi delle telecamere. Daniele, scusami, e adesso che cosa succede? Tu che idea ti sei fatto di questo conflitto cominciato una mattina di 50 anni dopo, dall'inizio di quella guerra del Kippur che ancora oggi nessuno ha dimenticato? Daniele Raineri. Ma guarda, il contingente di Hamas che ha attaccato le zone circostanti Gaza era diviso in due. Una parte è formata dai cosiddetti Stishadin, che è una parola araba che vuol dire quelli che accettano la morte, non sono gli shahid, che sono quelli che direttamente vanno a farsi esplodere, ma sono quelli che entrano in battaglia sapendo, già accettando che potrebbe finire male per loro. E quindi che cosa fanno? Questi shahidin si sono sparpagliati per tutti i villaggi attorno alla striscia di Gaza e
consumano le forze israeliane, le tengono occupate, fanno perdere tempo, uomini e risorse alla controreazione israeliana. Intanto c'è un secondo contingente di Hamas, che è quello che diciamo ha il compito più importante, che sta rastrellando ostaggi e li sta portando dentro alla striscia di Gaza. Secondo le immagini che stanno circolando, sono già riusciti a portare decine di civili e sicuramente anche alcuni soldati di Israele. Ve li facciamo vedere, questi sono degli ostaggi presi dalle forze di Hamas. Vai. Ora, perché è particolarmente importante? Perché loro sapevano che dopo questa operazione sicuramente Netanyahu è costretto a ordinare un'operazione in grande stile contro la striscia di Gaza. Ma come fa a compiere un'operazione in grande stile contro la striscia di Gaza sapendo che ci sono 50 ostaggi israeliani, forse di più, sparsi in modo strategico a fare da scudi umani nelle installazioni di Hamas? Quindi sì, questo sarà un fattore di cui deve tenere conto. È come se Hamas si fosse già premunita contro la reazione israeliana. La reazione israeliana, certo. Sta già cominciando e sicuramente poi diventerà ancora più intensa nelle prossime ore. Abbiamo adesso visto questo carro armato, che è un carro armato di costruzione israeliana, che è stato fermato da dei miliziani. Mi spieghi come si fa, proprio da un punto di vista, diciamo, di teoria militare, a fermare con dei pick-up un carro armato e appunto, vedete, poi viene portato via il pilota del carro armato. Vai. No, guarda, questo filmato dal punto di vista militare è senza senso, nel senso, questi sono persone che trascinano fuori l'equipaggio di un carro armato che non si è mosso, si è fatto cogliere di sorpresa, non ha fatto nulla, non ha reagito, che poi è la storia di quello che abbiamo visto in queste prime ore di attacco di Hamas dentro, all'interno di Israele. A fronteggiare questi incursori di Hamas, nelle prime ore c'era soltanto la polizia locale e la polizia di frontiera, certo, non c'erano certo le unità specializzate che abbiamo visto intervenire in altri scenari, che abbiamo visto intervenire a Jenin, non c'era l'esercito. C'è stato un momento di disorganizzazione completa e Hamas, secondo me, non pensava che questa incursione riuscisse così bene, che non pensava di avere un successo su così vasta scala. Allora, ho promesso a Maurizio Molinari che l'avrei lasciato andare dopo un quarto d'ora, però Maurizio, la questione adesso è militare sicuramente ed è ovviamente l'angoscia di un altro fronte di guerra, un altro ancora che si è aperto inaspettatamente, come abbiamo capito, ma c'è anche una questione politica. Il giorno dopo il governo di Netanyahu che dice siamo cittadini israeliani, siamo in guerra, questa è una guerra, è cominciata con un attacco, è una guerra vera e propria, prepariamoci, non usa l'espressione lacrime e sangue, ma insomma la sottintende. Però c'è una sottovalutazione. Anche all'epoca, 50 anni fa, visto che abbiamo cominciato da lì, dalla guerra dello Yom Kippur, ci fu una sottovalutazione del governo israeliano. Mi sembra che all'epoca fosse il governo di Golda Meir. Ora, la questione è, politicamente oggi Netanyahu che cosa può fare? Ed è indebolito il governo di Netanyahu? Fino a questo momento dobbiamo seguire la cronaca. Il Medio Oriente è fatto di momenti. In questo momento quello che sta succedendo è che i civili in ostaggio sono centinaia e questo è un elemento chiave della comunicazione di Hamas. Hamas ha fatto questa operazione per dire agli israeliani che è in grado di catturare il territorio israeliano e di portare il terrore nelle case dei cittadini, e in questa maniera si legittima tanto dentro Gaza quanto di fronte a tutti gli altri palestinesi che intende sollevare contro Israele. Questa è l'operazione ed è un'operazione che mira in maniera molto efficace a ledere ciò che più di importante garantisce la sicurezza di Israele, che è la capacità di deterrenza nei confronti dei propri nemici. Quindi la priorità per Israele è quella di ripristinare al più presto la propria deterrenza, ed è molto difficile perché, come giustamente prima Daniele Raineri diceva, la questione degli ostaggi è un altro tassello che tende sostanzialmente a disinnescare o a rendere più difficile le contromosse militari israeliane. E che cosa succede politicamente a Netanyahu? Sicuramente Netanyahu è indebolito
dal punto di vista del prestigio, per lui la sicurezza è il tema più importante, certo, esattamente certo, come fu per Golda Meir 50 anni fa. Nell'immediato, chiaramente, c'è una situazione di tregua politica con l'opposizione che per 39 settimane di seguito è scesa in piazza contro la sua riforma della giustizia. L'incontro con il capo dell'opposizione, Lapid, lo conferma. Sì. Il fatto che l'ex primo ministro Bennett si sia appena arruolato nelle riserve per unirsi al contingente militare lascia intendere che nell'immediato la crisi politica che ha attanagliato Israele nelle ultime 39 settimane non c'è, è una fase di tregua. Ma quando la tregua sarà finita e la controffensiva militare si sarà sviluppata in tutta la sua integrità, chiaramente Netanyahu uscirà molto indebolito, esattamente come avvenne per Golda Meir nel 1973. Scusami, guarda queste immagini, me le fate rivedere per favore, le immagini dei missili che vengono lanciati da Hamas. Sono missili con una diciamo, capacità esplosiva impressionante. Sembra di rivedere, no, le immagini dell'Iraq che ormai vediamo da quasi 2 anni. Questo tipo di armi, Maurizio, chiedo, ti faccio l'ultima domanda, sono armi delle quali Hamas ha disponibilità, diciamo, a piene mani. Questa mattina credo siano state sparate migliaia di questi ordigni, di queste testate. Sono di fabbricazione, diciamo, autonoma di Hamas, però sono componentistica iraniana. C'è, come dicevamo prima, la mano dell'Iran dietro ed è evidente, molto forte, anche forse, lo dicevi tu, mi sembra, nella capacità di gestire la sorpresa, no? Nella capacità di improvvisare una guerra molto organizzata, però. Ora ti domando, dal punto di vista, diciamo, internazionale, oggi che cosa cambia, soprattutto di fronte all'idea che ci fosse un riavvicinamento dell'Arabia Saudita in Medio Oriente con Israele? Ci sono due elementi tattici che avvalorano quello che tu hai appena detto. Allora, il primo è che, come giustamente prima Gabriella Colarusso diceva, l'operazione è iniziata con il lancio di migliaia di razzi verso Israele. Sì. Perché migliaia? Secondo Hamas 5.000, secondo gli israeliani 2.500. Ma perché migliaia? Perché il sistema di difesa Iron Dome, già in occasione degli ultimi conflitti militari con Gaza, era stato evidente che di fronte a migliaia di razzi in sì, arrivo, mostra delle difficoltà tecniche. Anche se riesce a difendere la maggioranza dei centri abitati, ma se i razzi in arrivo non sono decine, non sono centinaia, ma sono migliaia, è un sistema di difesa che, come abbiamo visto da questa immagine, viene bucato. Primo elemento. Secondo elemento, le immagini del carro armato che prima abbiamo fatto vedere. Come è stato neutralizzato quel carro armato? C'è un video di Hamas che stanno diffondendo, dove si vede il soldato di Hamas sul deltaplano, sì, che arriva sopra il carro armato e dal deltaplano lancia la bomba esattamente sopra. Una granata, una bomba, sì, ho capito. Una granata. È stato bombardato. E quindi anche qui significa che è un'operazione molto sofisticata, perché bisogna pensare di usare un deltaplano come se fosse un bombardiere, che peraltro i radar non sono in grado di vedere. Ora, tutto questo, quali saranno le conseguenze politiche? Giustamente tu chiedevi sul tentativo di raggiungere un accordo fra Israele e Arabia Saudita. Sì. È evidente che il tentativo strategico è di sabotare questo tentativo, tipo di quello di sì, dire ai sauditi: noi siamo più forti degli israeliani, siamo in grado di mettere a ferro e fuoco tutta Israele, se non addirittura di distruggerlo, e quindi non vale la pena fare la pace con gli ebrei, la cui presenza è un insulto per l'Islam. Questo è il messaggio di Hamas. Bisognerà vedere adesso come reagirà l'Arabia Saudita e soprattutto come reagiranno gli Stati Uniti di Biden, che sono i veri protagonisti di questo negoziato. Va bene, mi sembra di capire, grazie a Maurizio Molinari, mi sembra di capire che siamo, Natali Tocci, eccoci qua, direttrice dell'Istituto Affari Internazionali, all'inizio di una guerra oggettivamente e di una crisi internazionale che è ancora tutta da scrivere, che si somma ovviamente alla crisi internazionale ucraina che raccontiamo da tempo. Peraltro i russi hanno, come dire, escluso qualsiasi loro coinvolgimento, hanno fatto capire se lo avessimo saputo avremmo cercato di fermare quello che sta succedendo in questo momento in Medio Oriente. La tua idea, Natali Tocci?
Ma innanzitutto dubito che i russi avrebbero cercato di fare qualcosa per fermare tutto questo, ma comunque diciamo al Vabbè, netto questo fa della parte Russia che della diplomazia, diciamo. Vabbè. esatto, diciamo al netto della Russia che oggettivamente, anche se magari sicuramente voleva, ma probabilmente non poteva fare granché, Sì. io ripartirei un po' da questo tema della preparazione, no? Perché Sì. da un lato la preparazione ci dice il fatto che Hamas, con esattamente che tipo di appoggio da parte dell'Iran, insomma, lo scopriremo vivendo, ma che probabilmente ci sia stato, diciamo, un appoggio, insomma, mi sembra abbastanza evidente. Quindi questa, come dire, è una faccia della medaglia. L'altra faccia della medaglia è ovviamente il fatto che Israele non se ne sia accorto. E che quindi, diciamo, questo a livello, come dire, più evidente ci parla di un gigantesco fallimento dell'intelligence israeliano. Ci parla da un punto di vista tecnico, e lo sottolineava Maurizio, di alcune vulnerabilità del sistema Iron Dome. Quindi ci sono, diciamo, una serie di ripercussioni di intelligence militari, ma ci sono anche una serie di ripercussioni di natura politica. Scusami, Allora, sull'Air Dome, che scusa cosa Natali, accadrà? solo un secondo, sulle ripercussioni di natura politica, fammi tornare per un attimo sull'Air Dome. L'Air Dome è questa specie di cupola missilistica, scudo costruito da Israele che funziona fino a che appunto non viene sottoposto a un eccesso di sollecitazioni, cioè migliaia di missili. In questo caso sembra però sia riuscito, come dire, a neutralizzare tutte le testate che venivano dirottate sui principali centri abitati. Però, certo, le immagini che abbiamo visto ci fanno capire che comunque decine di questi ordigni sono arrivati a obiettivo. Nulla su Tel Aviv, nulla su Gerusalemme, però queste immagini parlano da sole. Scusami, Natali, ti ho interrotto, vai. Ecco, no, appunto, cioè, per finire il ragionamento sulle ripercussioni politiche, quelle che saranno le ripercussioni Sì. internamente in Israele, appunto, come diceva Maurizio, insomma, anche qua lo scopriremo vivendo, ma il punto di fondo che volevo sottolineare è che c'è stato, diciamo, se vogliamo, una negligenza, da parte non soltanto di questo governo israeliano, ma di Israele, diciamo, come dire, dello Stato israeliano, banalmente per il conflitto palestinese, no? Cioè, diciamo, noi parliamo di questo conflitto come adesso è emerso, è scoppiato il conflitto israelo-palestinese. Sappiamo bene, appunto, non soltanto questo qua è il 50° anniversario della guerra dello Yom Kippur, ma è un conflitto che, come sappiamo, come dire, nasce nel 1948, insomma, e soprattutto a partire dagli ultimi anni ha queste ricorrenti oramai, no? Manifestazioni di scontri violenti che partono da Gaza, 2008-2009, 2014, 2018, 2021 e adesso 2023. Perché dico tutto questo? Perché ci dice qualcosa il fatto che Israele in qualche modo, e qui è come dire, l'errore politico di fondo, è come se pensa che questo è un tema che in qualche modo può mettere da parte, e magari portando avanti tutta una serie di iniziative, vediamo appunto, diciamo, il riavvicinamento, il tentativo di riavvicinarsi con l'Arabia Saudita, e che in qualche modo, come dire, chiudiamo un occhio a quello che succede nel nostro vicinato più immediato, finché questo vicinato più immediato, ossia il conflitto palestinese, ti riscoppia letteralmente Sì, in faccia. E credo che questo sia un punto importante da sottolineare, perché è un fallimento di Israele, è un fallimento anche nostro. Cioè, quante volte noi ci ritroviamo a parlare del conflitto israelo-palestinese? Praticamente mai. Ne parliamo una volta ogni 3 anni, quando poi c'è uno scoppio di violenza. E poi ce ne dimentichiamo. E come mi diceva, diciamo, un collega israeliano con cui parlavo stamattina, Israele non sarà mai un paradiso finché quello che gli sta attorno è un inferno. E questo è il punto difficile da, come dire, capire e mettere a fuoco oggi, perché naturalmente oggi siamo presi, no? Sì. Come dire, dai sintomi, ma è importante poi affrontarne le cause, perché queste cause riemergeranno sempre in maniera diversa e più violenta, perché ecco, andando a vedere un'altra delle possibili ripercussioni di tutto questo, potrebbe benissimo essere che parte della reazione, soprattutto di questo governo israeliano, è quello di dire: come dire, game over, fine dell'autorità palestinese, quindi rioccupazione, no? Spianiamo. Riannessione, Sì. spianiamo. Ho capito. Quali sono le implicazioni di un conflitto che a quel punto non è più un conflitto dei due stati, la creazione dei due Sì. stati, ma è un conflitto che si articola cioè, esclusivamente all'interno di uno stato unico?
Ed è un conflitto, diciamo, che diventa soltanto un conflitto militare e non più politico. Però scusami, di fronte a questa analisi, il fatto che in questi giorni, anzi in queste ore, ci fosse un avvicinamento evidente tra Israele e Arabia Saudita e che ci fosse la possibilità di un intervento saudita anche a livello economico, anche a livello di quattrini, di aiuti, di sovvenzioni sulla striscia di Gaza, vuol dire che qualcuno si sta opponendo all'interno della striscia di Gaza, all'interno di Hamas, eccetera, a questa opzione che era sul tavolo e la quale forse avevamo anche sperato. Vai, Natali Tocci. Assolutamente sì, ma si oppongono perché sostanzialmente non sarà mai una soluzione economica che è la soluzione a questo conflitto. Ci sarà sempre, sarà sempre fondamentale una componente che di fatto riguarda la protezione dei diritti umani, sì, tutta una serie di altre cose, e che quindi perché Hamas è poi l'agente che compie l'atto, in questo caso terrorista, ma di fondo cosa ci racconta? Il fatto che c'è effettivamente il timore, nelle comunità palestinesi, che con l'Arabia Saudita, che tra virgolette abbandona, perché poi di questo si tratta, a questo punto non gli rimane niente. E quindi sì, c'è assolutamente una fortissima resistenza a una riconciliazione tra Israele e l'Arabia Saudita. Sì. E con questo che cosa sto cercando di dire? Naturalmente non che questa riconciliazione non ci debba essere, ma che non possiamo noi e non può Israele fare lo struzzo pensando che in qualche modo mettiamo a posto tutte le pedine attorno, ci dimentichiamo magari dando un po' di soldi ai palestinesi e si risolve il conflitto. Perché questo conflitto continuerà. Sì. Esattamente. Certo. Ho capito benissimo. Ci sono alcuni flash, scusami, che vedo adesso, Gabriella. Ci sono per esempio le prese di posizioni americane della Segreteria di Stato: daremo a Israele tutto il necessario per difendersi, lo dice Lloyd Austin, il segretario della difesa americano, che sta monitorando da vicino gli sviluppi. C'è il ministero palestinese che parla di oltre 160 vittime dai raid israeliani a Gaza, e c'è in realtà la reazione anche del Cairo, contatti a tutti i livelli per contenere la crisi. Ovviamente è una situazione in continua evoluzione che ha preso di sorpresa davvero tutti, insomma, persino te che di queste cose ti nutri da tempo. E anche moltissimi israeliani, parlavamo stamattina con diverse persone tra Tel Aviv e Gerusalemme, c'è una sensazione di spaesamento totale, oltre che una sensazione di vulnerabilità, chiaramente in queste ore non ricordano. Sì, cioè l'elemento psicologico di cui parlava anche Maurizio Molinari, no? Sì. È molto forte, perché è psicologicamente per gli israeliani vedere questi in questo momento, perché viene meno il principio fondamentale, che è quello della sicurezza. Ma volevo aggiungere una cosa e magari chiedere poi anche a Francesca, sì, Borri, che vedo in collegamento, perché Natalia, eccoci, giustamente... Francesca, mi fate vedere Francesca Borri per favore, eccola qui, vediamo, eccola qui. Allora arriviamo, Francesca, queste immagini che vedete, invece le altre, credo siano immagini in diretta, e chiedo conferma alla regia, sono tutte live, cioè queste esplosioni, questi pennacchi di fumo che vedete in questo momento sono esplosioni che derivano da bombe live che cadono sulle città della striscia di Gaza. Va bene, ci arriviamo tra un attimo. Ti stavi dicendo? Mi ricollego a quello che diceva Nathalie su chi si oppone all'accordo con i sauditi. Ecco, non possiamo capire quello che sta succedendo adesso nel sud di Israele se non guardiamo il quadro più ampio, se non guardiamo quello che sta succedendo a Beirut in parte o nel sud del Libano e soprattutto a Teheran. Ci sono degli attori regionali, l'Iran in prima fila, che si oppongono, che sono sostenitori, certo, finanziatori di Hamas. Non è stato sempre così. I principali finanziatori ad oggi sì. che hanno come principale interesse in questo momento bloccare qualsiasi pur essendo come dire, gli iraniani sciiti e invece in Palestina sunniti, però comunque c'è stato uno spostamento di Hamas. Esattamente. Anche se prima intanto c'è Gianluca Di Feo che si siede qui al tavolo di Metropolis, grazie, perché questa mattina ci siamo sentiti molto presto con Gianluca e abbiamo deciso di far partire questo
questa staffetta. Alle tue spalle, Gianluca, abbiamo trovato una piantina solo geografica della Palestina, che è una piantina anche piuttosto antica, che abbiamo reperito in una redazione esteri di Repubblica e l'abbiamo appiccicata lì con due puntine. Diciamo che forse funzionava meglio per la guerra dello Yom Kippur. Esattamente, è una piantina di qualche decina di anni fa. Stai dicendo? C'è l'Iran da un lato e prima parlavo con Francesca e ci dicevamo la potremmo chiamare operazione Riyadh, questa effettuata stamattina dai palestinesi. Sì, certo. Ma c'è un livello meno visibile, evidente, e su questo vorrei chiedere a Francesca, che è quello della conquista di Ramallah. Cioè, questa è anche un'operazione, ci dicevamo Francesca stamattina, tesa a distruggere di fatto la già morente autorità nazionale palestinese. Francesca, ci sono quindi due elementi. Il primo è un elemento diciamo esterno ed è un po' quello che diceva Natali Tocci, cioè attenzione che con i quattrini sauditi tu comunque non compri la pace nella striscia di Gaza, in Medio Oriente, in Palestina. E l'altra invece appunto è la grande questione del potere all'interno di Gaza e di una guerra un po' di successione, no? Che si sta misurando in questi giorni. Vai. Assolutamente, perché a novembre, tra un po', Mahmoud Abbas compie 88 anni e quindi insomma il passo indietro è inevitabilmente vicino, e il problema è che non esistono norme per la successione. E tra l'altro Mahmoud Abbas non è solo Mahmoud Abbas, ricordiamolo, è sostanzialmente il presidente dell'autorità palestinese, sì, però è anche allo stesso tempo il segretario di Fatah ed è anche a capo della OLP, che sembra un po' un residuo, no, del secolo scorso, però gli accordi di Oslo sono stati firmati dall'OLP, quindi i negoziati con Israele formalmente sono condotti dall'OLP, perché Israele non ha mai riconosciuto, non so, l'autorità palestinese, no? Quindi insomma il ruolo di capo dell'OLP non è assolutamente un ruolo secondario. Diciamo che Fatah è questa organizzazione, diciamo, politica, anche paramilitare palestinese, che fa capo all'OLP, insomma, sostanzialmente. Quindi c'è una linea di continuità. Sì, esattamente. È la forza principale, e diciamo che la differenza principale tra Fatah e Hamas e l'Islamic Jihad dall'altra parte è che Fatah è sostanzialmente laica e viene, diciamo, dai movimenti di sinistra, possiamo dire, un po' degli anni, no? Degli anni 70 e 80. E Hamas è una cosa completamente diversa, e l'Islamic Jihad è ancora più diversa, perché l'Islamic Jihad sta al di fuori del quadro istituzionale, cioè non partecipa alle elezioni, non ha un partito politico, una formazione solo militare, mentre Hamas ha anche, no, un suo partito. Ora, pur essendo no, fondamentalista, estremamente diciamo coinvolta dal punto di vista islamico, militante e militare, direi. Sì, ma è una forza di governo, tra l'altro, di fatto, appunto, dal 2007 governa Gaza. E quindi c'è questo problema della successione. E in teoria, dal momento che le ultime elezioni sono esattamente quelle del 2006, da allora non si è più votato, perché Hamas è sempre regolarmente avanti nei sondaggi, e quindi Mahmoud Abbas, quindi con Fatah, ha sempre trovato ogni pretesto possibile per rinviare le elezioni. Ovviamente a un certo punto, come dice Hamas un po' cinicamente, se Mahmoud Abbas non organizza nuove elezioni, non si dimette, ci penserà Dio, appunto sta per compiere 88 anni e quindi è già aperta sostanzialmente, no, la battaglia per la successione. Tutto quello che è avvenuto in questi mesi nella West Bank, quindi questa specie di terza intifada, quella che è stata un po' chiamata, no, l'intifada di TikTok, eccetera, questi ragazzini che abbiamo raccontato molto, no, da Jenin, da Nablus, che poi tanto ragazzini autonomi non erano, no, perché poi alla fine chi paga per queste armi? È venuto fuori che pagava l'Iran. Sì. Dicevano, le ho comprate con la paghetta di papà, non era proprio vero, no? Dove le comprano, però, diciamo, però? Dove si trovano le armi? Tu che insomma hai frequentato molto da vicino la società. Allora, diciamo, è una domanda interessante, perché naturalmente per un corrispondente di guerra è la prima delle domande, no? Chi paga? Allora, materialmente i dollari arrivano dagli iraniani, però le armi arrivano da Israele. Arrivano sotto banco, sono armi di contrabbando vendute soprattutto da drusi, comunque dall'esercito israeliano, tanto che sono M16.
non è il vecchio Kalashnikov né il vecchio Carlo, si chiama così, è una specie di, diciamo, M16 sono dei mitra, diciamo, sono di fabbricazione americana, sì, che vengono però evidentemente prodotti anche, sì, in Israele su, diciamo, sì, mandato tanto americano. Che ora tutti i ragazzi palestinesi hanno la maglietta con l'M16, cioè è diventato un po', no, un simbolo di questa generazione. Però l'autorità palestinese, dunque, in questi mesi l'autorità palestinese ha svolto quel ruolo molto scomodo, diciamo, che poi le è stato affidato strutturalmente a Oslo, no? L'autorità palestinese in teoria, diciamo, da Oslo in poi avrebbe dovuto costruire questo famoso stato, no, indipendente. Sì. In realtà, diciamo, un po' per come è stata progettata, ma un po', diciamo la verità, per responsabilità dei palestinesi. Vorrei ricordare che nel 1997, l'anno della prima, diciamo, del primo controllo, più del 40% dei fonti del bilancio di Ramallah erano spariti in appropriazioni indebite. Sì, e questo, diciamo, quindi, ecco, diciamo, c'è, giusto c'è per dare una corruzione il quadro, imperante, ecco, sì. Giusto per dare il quadro, però diciamo che strutturalmente l'autorità palestinese, oltre un terzo del bilancio dall'inizio, è andato alle forze di sicurezza, cioè il capitolo, il famoso annesso 1 degli accordi Gaza-Gerico, degli accordi di Oslo, e proprio il capitolo più importante è quello sulle forze di polizia. Sì. Forze di polizia che hanno il compito di garantire l'ordine pubblico e sostanzialmente l'autorità palestinese, come dicono i palestinesi, non solo quelli di Hamas, sostanzialmente Israele gli ha appaltato l'occupazione, no? Tanto che da tanto tempo i palestinesi... E scusami, oggi queste diciamo, autorità di polizia che ruolo hanno svolto in questo attacco? Nessuno, perché come ti dicono a Nablus soprattutto, cioè mesi fa, per capire se un raid israeliano, un raid dell'esercito era imminente, per capire se l'esercito era in arrivo in città, si ascoltava il ronzio dei droni, no? Era quello, sì, il segnale. E invece adesso basta guardare la polizia, nel momento in cui la polizia va via, lascia sostanzialmente il campo libero all'esercito. Tu dici che non lo sapeva neanche la polizia in questo caso? Di Hamas? Sì. Assolutamente, ma certo che sapevano tutto, assolutamente, okay. Assolutamente. Va bene. Assolutamente. Aspetta, fermati un attimo, perché ci sono alcuni passaggi che dobbiamo ancora fare, Francesca, soprattutto per capire, diciamo, la società palestinese e questi ragazzi ventenni, come dici tu, queste rivoluzioni che passano da TikTok anche lì, no? Questi ventenni che si armano, che comprano gli M16, non si capisce con quali soldi, li trovano di contrabbando persino da Israele, passando magari dal Libano, dagli Hezbollah. Però intanto, siccome si è seduto qui Gianluca Di Feo, io ne approfitto per chiedergli, insomma, intanto un parere. Tu hai visto che immagini ci sono, tu hai visto questi carri armati che vengono sostanzialmente disarmati dai miliziani che arrivano con dei gipponi bianchi. Le immagini sono semplicemente sconvolgenti, sconvolgenti perché tutti percepiscono che questo è l'inizio di uno scontro che sarà lungo e che è facile prevedere assumerà la forma di una carneficina. Allo stesso tempo c'è l'enorme stupore del fatto che Israele sia stato colto di sorpresa in maniera, sì, talmente clamorosa. Cioè, noi abbiamo il mito delle forze di sicurezza israeliane e dell'intelligence israeliana, vediamo che invece, come si era già intuito nel passato, ma oggi assume una forma ancora più clamorosa, il controllo su Gaza è limitatissimo, perché questa è un'operazione sincronizzata che ha richiesto per la sua preparazione molte centinaia di persone, seppur l'attacco nella prima fase è stato condotto da numeri più limitati di persone, non avendo intercettato nessuno dei segnali premonitori, significa una capacità dall'altra parte di occultare completamente la logistica. Sì, sì. Diciamo, Maurizio Molinari, probabilmente c'è stato anche un coinvolgimento dei servizi di sicurezza, dei servizi segreti iraniani in una operazione così ben gestita. Noi sappiamo sicuramente che la matrice, lo hanno già spiegato molto bene Francesca e Gabriella, di quello che fa Hamas è israeliana. Sono i finanziamenti, sono l'addestramento, le armi.
le tecniche usate, la tecnica del primo colpo condotto con questi deltaplani a motore, questi paracadute a motore, è qualcosa che gli iraniani hanno sviluppato e messo a punto con Hezbollah negli anni 90, proprio nelle identiche modalità di oggi. Dire che oltre a una matrice c'è un ruolo diretto di Teheran aprirebbe due scenari molto inquietanti. Uno sempre dal punto di vista dell'intelligence, perché in questo caso noi avremo un'operazione che non è nata nei cunicoli e nelle case di Gaza, ma è nata in un'altra nazione dove finora l'intelligence israeliana ha dimostrato di poter mettere a segno colpi importanti e avere una sostanziale superiorità informativa, e che invece adesso sarebbe riuscita a ribaltare questo rapporto e infliggere un colpo forte. La seconda, se questi elementi avessero concretezza, ed è l'altro grande dilemma, perché io in questa mattinata del sabato, girando tra i bar, sentendo quello che discute la gente, quindi la prima domanda che si ascolta è: come hanno fatto gli israeliani a farsi sorprendere in questa maniera clamorosa, a farsi occupare le basi, a farsi catturare i carri armati? Perché adesso si parla di... dire persino la manifestazione della CGIL che oggi ha animato le strade di Roma, che sta bloccando le strade di Roma, animandole. Tu sei arrivato così in ritardo. Sì, è una grande manifestazione di festa. È un grande momento di festa, sarebbe stato molto più bello parlare di questo, vero, perché è un momento di protesta, ma anche di... è una manifestazione allegra, vitale. Sì, invece si parla della guerra. L'altra grande domanda è: la reazione israeliana si fermerà a Gaza o si estenderà fino all'Iran? Perché comunque un colpo del genere non si vedeva dal Kippur in un contesto, in un mondo completamente diverso. Arriva in un momento in cui la società israeliana è profondamente spaccata e in presenza di un presidente, di un vertice politico che ha un consenso debole e una maggioranza molto particolare dal punto di vista politico. La risposta saranno questi bombardamenti su Gaza sanguinosi che vediamo contro i depositi di esplosivi e di materiali note, cioè l'intelligence israeliana ha tirato fuori la lista dei bersagli, la e li ha colpiti subito, e li sta colpendo per però dare un segnale. Però tu dici questa è normale quasi amministrazione di questa fronte è normale amministrazione, in teoria sarebbe non così normale amministrazione, una ritorsione contro il Libano meridionale non sarebbe normale, perché Hezbollah ha le capacità per reagire in modo molto... E tu dici noi oggi stiamo discutendo di possibili ritorsioni sull'Iran direttamente? Noi non ne stiamo discutendo, ma se si arriva a ipotizzare che non sia solo una matrice iraniana, ma ci sia una direzione iraniana, temo che saranno inevitabili. Ho capito, Messio. Scusami, Gabriella, volevi dire? Vi volevo riferire innanzitutto che Yossi Melman, che è un giornalista israeliano investigativo, dice, ci descrive un attimo la situazione sul territorio e dice sostanzialmente che le forze dell'esercito israeliano hanno raggiunto quasi tutti gli insediamenti a sud che sono stati presi d'assalto e sono arrivate anche le unità speciali israeliane e ora ci sono combattimenti in 4 centri del sud, Sderot e altri 3 più piccoli intorno. Le truppe israeliane si stanno spostando di casa in casa, cioè, quindi questo è un attacco, i palestinesi hanno portato i combattimenti strada per strada. Cioè, tu stai dicendo una guerriglia urbana questa? In questo momento sì, e è una lotta contro il tempo anche per provare a liberare gli ostaggi prima che parte di essi prima che faccia buio. Ma se mi consenti, Gerardo, volevo fare una domanda a Daniele Raineri su questo. Che idea ti sei fatto? Non Daniele? So se c'è ancora Daniele, però sai, no, mi sa che Daniele l'abbiamo perduto per un attimo. Ci ritorniamo tra poco. Invece ne approfitto per ringraziare e salutare Enrico Franceschini, eccolo qui, che non l'avevo visto e invece è collegato con noi da Londra. Enrico, eccoti. Allora, buongiorno. Anche tu colpito di sorpresa. Volevo chiederti però di partire da una, da una delle tue ossessioni, se vuoi, no? delle ragioni anche del tuo lavoro giornalistico. Che cos'è Hamas? Chi la finanzia? E perché, secondo te, ha attaccato proprio in questo momento? Noi riteniamo che ci siano dietro fattori internazionali, i soldi dell'Arabia Saudita, una possibile guerra di successione. Secondo te? Tutte queste ragioni sono valide, abbiamo già detto, l'avete già detto, è l'Iran che finanzia principalmente Hamas. Non abbiamo bisogno di fare delle ipotesi su
il motivo di questa guerra. Il portavoce di Hezbollah in Libano, a pochi minuti fa, ha detto questo segnale all'Arabia Saudita che non deve Ah, fare la segnalata pace saudita, certo. con Israele. Con Israele si combatte. Quindi la coincidenza fra questo attacco e il piano di pace americano per una pace fra Israele e Sauditi, a cui sono chiamati a partecipare i palestinesi, non quelli di Hamas di Gaza, ma quelli di Abu Mazen in Cisgiordania, è troppo forte per essere ignorata. La coincidenza significa, questo è un classico delle guerre medio orientali, quando ci si avvicina alla pace, qualche forza radicale da una parte o dall'altra cerca di farle saltare, di impedire un compromesso, provocando un'escalation della violenza. Quindi Sì. questo è l'aspetto. Il secondo aspetto, per rispondere alla tua domanda, è anche quello che notava Gianluca, cioè la sorpresa di tutti noi per il fallimento dell'intelligence israeliana di prevedere quello che è successo. Basta guardare su Netflix il Serial Fauda per Come vedere no, certo. come Israele si riesce a infiltrare, ma queste infiltrazioni sono soprattutto dentro alla Cisgiordania, a Gaza sono più difficili. Quindi è possibile che siano riusciti a tenere in segreto, con l'aiuto, come notava il direttore Molinari, forse le istruzioni dei servizi segreti iraniani. Altra coincidenza, l'attacco è avvenuto praticamente quasi ora per ora a 50 anni dalla guerra dello Yom Kippur, guerra in cui anche allora Israele si fece sorprendere, tanto è vero che per 3 giorni diede l'impressione di perderla questa guerra, poi riuscì a A recuperare. recuperare. Ora, da allora l'intelligence ha fatto molti passi avanti, no, enormi, quindi allora oltretutto si sapeva che l'attacco stava per iniziare, ma gli Stati Uniti non volevano, per evitare un conflitto con la Russia, con l'Unione Sovietica, che Israele facesse un attacco preventivo come aveva fatto nella guerra del 67 per impedire questo attacco. Quindi il primo ministro Golda Meir, su cui sta per arrivare un film molto interessante, non se la sentì di dare l'ordine di mobilitare l'esercito. Quindi ci fu questo panico per 3 giorni. Ebbene, il panico ora si sta ripetendo, Scusami, ma in si sta qualche modo si sta ripetendo ripetendo nello stesso, con lo stesso copione. con un primo ministro che fa della sicurezza, Benjamin Netanyahu, la chiave del suo governo. Dice: io sono l'uomo che vi garantisce la Cioè, sicurezza, scusami, Enrico, l'opposizione non ve la garantisce. è come se dicessimo che gli italiani votano per Fratelli d'Italia perché i Fratelli d'Italia non fanno arrivare i migranti e poi arrivano Esatto, 150.000 migranti. arrivano Così, per esattamente. intenderci, così, volendo È essere proprio così. politici, sì. E un'altra cosa da ricordare è che dopo la guerra dello Yom Kippur, che pure Israele vinse, stravinse, e anche questa guerra, ovviamente di Gaza di questi giorni, la vincerà, ma dopo la guerra dello Yom Kippur, Golda Meir fu costretta a dimettersi, Ah, non grazie. subito, alcuni mesi. Quindi qualcuno chiederà conto a Netanyahu di non aver garantito la sicurezza, di aver emesso degli estremisti di destra che a parole promettono fuoco e fiamme, ma poi non hanno garantito il funzionamento del Ministero della Difesa, dei servizi di sicurezza, tale da impedire questo attacco. Quindi beh, Netanyahu è in difficoltà davanti a quello che sta succedendo in questo momento. Va bene, va bene. Le immagini che vi facciamo vedere, lo ripeto, sono immagini in diretta che arrivano dalla striscia di Gaza, sono immagini di Reuters in questo momento che ha acceso questa telecamera sul fumo di guerra, no? Quello Gianluca che confonde le menti e i cuori in questo momento, infatti i numeri che abbiamo sono numeri soltanto parziali. Sì, una piccola citazione storica Sì. è per ricordare l'intervento che ha fatto proprio sulle nostre pagine 3 giorni fa Amos Gitai, che ha combattuto nella guerra del Kippur e nel 2000 ha diretto un meraviglioso film in cui racconta lo shock delle persone richiamate nel momento della festa e lo sgomento di fronte all'iniziale avanzata lungo tutti i fronti da parte dei siriani e degli egiziani che sembravano aver travolto Israele, questa corsa a recuperare il tempo e a impedire che il 50 paese anni fa. fosse schiacciato. Lui adesso ha raccolto molti dei materiali e descriveva proprio il senso di profonda fragilità di fronte a quello che sta accadendo, che penso sia
Quello che un po' tutti, non soltanto gli israeliani, abbiano provato di fronte alle immagini delle persone che si sono svegliate vedendo qualcuno che alla porta gli sparava contro all'improvviso, sì. Un parallelo di sorpresa, di stupore con l'impossibile che si è materializzato. E quello che diceva prima Gabriella, che adesso, cioè a circa 9-10 ore dall'inizio dell'incursione, l'esercito israeliano ha raggiunto le posizioni, ha raggiunto queste località dove bisogna andare a fare un'operazione di combattimento urbano in presenza di persone che sono nelle case, di loro cittadini che sono nelle case, quindi il massimo incubo, una situazione tra virgolette, sì, come hanno dovuto affrontare soltanto i russi quando i ceceni facevano le lunghe incursioni in profondità nel loro territorio. Ci sono tante Beslan oggi sparse, no, certo, a Sderot e dintorni. Dimostra la lentezza della reazione e un sistema militare che non valutava uno scenario simile. E dall'altra parte anche la disperazione della reazione, appunto, tardiva. Forse la storia più incredibile di oggi dal punto di vista psicologico è quella di Naftali Bennett, che era primo ministro, premier fino a pochi mesi fa, dopo essere di nuovo scalzato da Netanyahu, che oggi è corso ad arruolarsi nella milizia, cioè l'ex presidente del Consiglio, l'ex primo ministro israeliano, che corre a indossare sostanzialmente la divisa, seppure da riservista. Scusami, però uno degli scenari che stiamo raccontando in questo momento, se mi fate rivedere esattamente le immagini dai circuiti Reuters, è quello, eccolo qui, di una guerriglia urbana. Come si fa questa guerra dove le posizioni sono di 10 metri da una strada all'altra e appunto si passa di casa in casa, ci si nasconde da una casa all'altra? È una guerra, diciamo, diversa da quella che abbiamo raccontato. Una guerra che richiede un addestramento enorme. Israele ha cominciato, è stato il pioniere nelle applicazioni di intelligenza artificiale nei combattimenti di reparti di fanteria proprio per fronteggiare questi scenari. Me ne parlò l'ingegner Gold, che è stato l'uomo che ha inventato Iron Dome, sì, quando l'ho incontrato dopo che Iron Dome si era imposto nella prima fase, parliamo, insomma, io l'ho incontrato intorno al 2010 e lui mi ha detto: adesso la nostra nuova frontiera, la nuova frontiera mondiale è l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per il combattimento urbano, cioè nel momento in cui un carro armato entra in una strada e la possibilità di vedere all'esterno e di individuare un uomo che si affaccia con un razzo, sì, richiede pochissimi secondi, l'intelligenza artificiale può segnalare all'essere umano all'interno di questi mezzi dove e come colpire, che è quello che stanno facendo gli israeliani. Però accanto a queste tecnologie ci vuole un addestramento e una capacità nel cosiddetto close combat che i normali reparti di fanteria non hanno, e soprattutto in questo caso non è un'operazione tra virgolette militare, ma è un'operazione di polizia, perché loro stanno entrando all'interno di centri abitati israeliani dove ci sono cittadini israeliani possibilmente in ostaggio. Quindi è come quando si fa irruzione in una banca, tu devi salvare gli ostaggi e capire dove sono nascosti i sequestratori e i banditi, che sono quasi sempre volontari suicidi e che quindi, sì, sono pronti a morire e a farsi saltare. Ripeto, l'unico, cercando di riflettere mentre venivo, scenario del passato simile è stato quello in cui i russi si sono dovuti misurare con le grandi prese d'ostaggi realizzate dai ceceni, a Beslan, sì, al teatro di Mosca, nel, sì, grande ospedale, e sono stati fallimentari. Per carità, Israele è molto più preparato di quelli dei russi dell'epoca, ma deve affrontare una situazione di difficoltà. Cioè bastano pochi jihadisti nascosti nelle case di Sderot per impegnare in un combattimento urbano che durerà giorni. Nel frattempo le sirene di allarme antimissili continuano a suonare e a risuonare a Tel Aviv, e in cielo, come dicevamo prima, si sentono le esplosioni dell'intercettamento dell'Iron Dome, quindi queste migliaia di razzi. Che tipo di razzi sono, Gianluca, questi che vengono lanciati da Hamas questa mattina? I razzi sono abbastanza
semplici, perché razzo è un'arma che ha un enorme costo, efficacia, sono tendenzialmente varianti di quello che era il primogenito di questi Kassam, sono delle catiusce molto semplici che però sono devastanti. La differenza rispetto al passato qual è? Che Hamas, grazie a Hezbollah e grazie agli iraniani, ha realizzato delle tecniche per nascondere le posizioni di lancio. Cioè, mentre prima del 2006 anche nel sud del Libano gli israeliani riuscivano a individuare la posizione di lancio e colpirla in tempi molto rapidi, già nell'operazione del 2006 Hezbollah ha dimostrato di riuscire a nascondere queste postazioni e quindi proseguire il lancio d'ordigni per un tempo prolungato, quello che è successo anche nell'ultima grande serie di lanci e che si è visto comunque stamattina con il fuoco simultaneo. Quel numero di ordigni fatti partire simultaneamente serve a saturare, dicono i tecnici, le capacità di Iron Dome. Iron Dome, per quanto effettua una selezione di bersagli, Iron Dome, il segreto rispetto ai vecchi sistemi antimissili molto costosi è che usa l'intelligenza artificiale per prevedere se l'ordigno lanciato dai palestinesi cadrà in una zona abitata, quindi concentra il suo fuoco soltanto contro quegli ordigni che possono provocare vittime. Nonostante effetto di questa selezione, grazie appunto all'intelligenza artificiale, nel tempo di pochissimi secondi, perché i razzi sono molto veloci, però quando gli ordigni lanciati sono salve di centinaia contemporaneamente, anche le batterie di difesa fanno fatica. Queste che invece vediamo sono immagini di droni, di bombardamento da droni, diciamo, abbastanza basici, credo che siano i droni iraniani, più sofisticati ovviamente di quelli che probabilmente Penso che siano droni commerciali questi di Hamas, cioè oggi Hamas ha usato dei droni nell'attacco che sono come quelli che usano gli ucraini, come quelli che usava l'ISIS a Mosul, cioè come quelli che potremmo comprare noi, come quelli noi non siamo mai riusciti a farlo funzionare, non riapriamo la triste pagina di Metropolis. Sì, certo, è vero. Però a parte quello, sono droni che si comprano su internet per 2000 euro, a cui si possono agganciare due bombe da mortaio e ottenere un risultato molto valido. Questa mattina Hamas però, nel colpire il carro armato israeliano Merkava, in quello che forse potrebbe essere l'episodio chiave, sì, simbolicamente lo abbiamo visto, no? Ma anche operativamente, perché quella può essere il momento in cui Hamas ha aperto la breccia. Sì. Lo capiremo più avanti, però eliminando il carro che controllava un'area della protezione, lì in quel caso, che si trattasse di uno dei deltaplani a motore o che si trattasse di un drone, però hanno usato un'arma molto sofisticata, hanno sganciato una granata a carica cava, probabilmente con una doppia carica cava, adesso non entro in termini tecnici, che è riuscita a neutralizzare quello che viene considerato il carro armato più potente del mondo. Gabriella. No, intanto purtroppo c'è un aggiornamento dal Jerusalem Post e le vittime in Israele avrebbero superato il numero di 100 e ci sono, la cosa a cui bisognerà guardare nelle prossime ore è quello che accade anche sul fronte nord soprattutto, perché adesso ci sono notizie di scambi di fuoco tra la polizia israeliana al nord, al confine con il Libano, e alcuni miliziani, non si capisce bene se delle basi della Jihad Islamica nel sud del Libano o di Hezbollah, che tentavano di avvicinarsi al confine con dei motorini, quindi quello che si giocherà nelle prossime ore è il confine di questa guerra. Se è una guerra locale, territoriale, Israele, Gaza, West Bank, o regionale. Sì. Su questo magari volevo chiedere anche a Francesca cosa ne pensa lei, se Hezbollah può avere interesse in questo momento a entrare Francesca nel conflitto. Francesca Borri e poi vado da Enrico Franceschini. Vai, Francesca. Penso che per adesso resterà uno scontro confinato alla West Bank e a Gaza. E se posso tentare di rispondere alla domanda sul fallimento dell'intelligence di Israele, in tutti questi mesi e direi anche in tutti questi anni, in realtà non è ovviamente che non siano esistiti, no, dei canali e delle forme di comunicazione tra Israele e Hamas, al contrario, tutte le, diciamo, operazioni su Gaza sono state una specie di alfabeto Morse, no, con cui israeliani e Hamas
hanno comunicato e trovato una loro forma via via, no, nel tempo di equilibrio molto precario. E in questi mesi c'era una sorta di intesa sotto banco per cui, proprio perché l'obiettivo di Hamas era, tanto per cominciare, no, la successione a Abbas, quindi arrivare al potere a Ramallah, sostanzialmente c'è stata un po' una linea rossa che Hamas ha rispettato, diciamo, sì, no? Nell'intifada, quando la terzultima, sono state così tanto che ci si confonde, la terzultima operazione su Gaza in primavera, sono stati assassinati dei leader dell'Islamic Jihad, Hamas con dei assassini mirati, Hamas non ha reagito e lì si è avuta un po', insomma, malumoria a Jenin. Jenin, che è il centro, no, di questa intifada, Jenin si è spostata con l'Islamic Jihad, accusando Hamas sostanzialmente di pensare a sé invece, diciamo, che alla resistenza. I primi di settembre Nablus, che è l'altro centro dell'intifada, perché questa intifada è rimasta confinata a Nablus e a Jenin, non si è diffusa, non si è e questa espansa, cosa, no, e questa cosa Hamas l'ha ovviamente capita, che l'intifada non riusciva a veramente a coinvolgere tutti i palestinesi. I primi di settembre i ragazzi di Nablus si sono consegnati all'autorità palestinese con una resa, quasi tutti, ne mancano alcuni che tra l'altro sono di Fatah, sono i più moderati, con una resa che è stata mediata da Fatah, quindi una vittoria, insomma, un segno di vita per l'autorità palestinese. Quindi Hamas si è trovata sostanzialmente superata sia dall'Islamic Jihad, diciamo più radicale, sia dall'autorità palestinese e da Fatah, su Nablus e su Jenin. E questa è la ragione per cui sostanzialmente ha cambiato strategia, andando un po' a violare quelli che probabilmente erano, diciamo, dei patti taciti con Israele, nel senso che Israele naturalmente è questo riarmo pagato dall'Iran, della West Bank, dove letteralmente ognuno in questo momento, tutti i palestinesi hanno un M16 in casa. Israele pensava, no, che alla fine si sarebbero ammazzati gli uni con gli altri alla morte di Mahmoud Abbas. Sì, stava aspettando, invece, tu dici. Assolutamente, e invece qui ha assolutamente ragione Enrico quando dice che appunto in questo momento, con quest'ultimo governo Netanyahu, non a caso l'esercito ha profondamente contestato, no, Netanyahu, dicendo sostanzialmente che per la prima volta la difesa e la sicurezza erano gestite. Ma a me questo sembra il punto dirimente e questo è il motivo per cui riteniamo che oggi il governo di Netanyahu sia molto molto più fragile. Però scusa, tu stavi richiamando in causa Enrico Franceschini, che tra l'altro con un tempismo a dir poco sospetto ha chiuso pochi giorni fa questo podcast Terra Promessa, dove racconta, dove Enrico, me lo fate vedere? Eccolo qui. Sono qua. Ecco, dove racconti, come dire, ciò che hai potuto capire negli anni. Quanti anni tu sei stato corrispondente a Gerusalemme? Sei? Cinque? Sei anni. Sei anni. Va bene, il podcast Terra Promessa lo trovate su One Podcast e va bene, però scusami, dimmi da un punto di vista politico adesso, secondo te, Enrico, che cosa può succedere? Cioè, il governo di Netanyahu, il governo della sicurezza prima di tutto, il governo che psicologicamente assicurava agli israeliani una tranquillità sul fronte del conflitto con la Palestina e che oggi non è riuscita a garantirla, cosa rischia? Nell'immediato niente, perché quando Israele è sotto attacco tutto il paese si diventa solidale, sì, non ci sono polemiche e quindi Bennett, che è stato un avversario elettorale di Netanyahu, come sì, dicevi, si è arruolato, come hai ricordato tu, e l'immediato è una soluzione militare, si vedrà dove arriva la guerra, se verrà occupata Gaza, se ci saranno conseguenze in, sì, Cisgiordania o nel Libano. E Netanyahu cercherà di dare una risposta talmente forte e risolutiva da dimostrare ancora una volta: io sono mister sicurezza per voi. Però tu poi, dici non basterà. Ma presumo di no. La lezione dello Yom Kippur del 73 dimostra che Golda Meir vinse la guerra, poi la guerra in ottobre, in dicembre vinse persino un'elezione, ma poi non riuscì a formare il governo. Dovete andare. Dovete dare le dimissioni. C'è un'altra cosa da tenere presente: la guerra dello Yom Kippur, con questo grande spavento che ebbe Israele, simile a quello di oggi, e con un certo orgoglio arabo che si sollevò dicendo abbiamo perso, ma abbiamo, sì, certo, riscattato l'umiliazione delle guerre precedenti, facendo paura ad Israele,
creò le basi per arrivare 4 anni dopo allo storico accordo di pace tra Egitto e Israele. Chissà, ma anche questo non si può escludere. Tu dici che si aprono scenari che noi non possiamo, magari l'intelligenza artificiale. Da loro Hamas ha cercato di fare, Hamas cerca di far fallire la pace fra Israele e Sauditi, ma può anche darsi che si mettano in moto dei meccanismi che aprono altri scenari. Se mi fate rivedere per favore le immagini della diretta. Ho capito, grazie Enrico Franceschini. Se mi fate vedere le immagini della diretta, ecco, queste sono le immagini di Reuters, immagino, no? Questa è invece la citazione di Netanyahu, se me la fate vedere oggi che cosa dice il primo ministro, non è un'operazione, siamo in guerra. E va bene, questa è la chiamata alle armi del popolo israeliano, era evidente e comprensibile, no? Gianluca, che dicevi? No, colpisce molto vedere adesso i canali Telegram filo iraniani, sì, la quantità dei video che stanno diffondendo, perché ci sono immagini quantomeno raccapriccianti dei corpi di soldati e soldatesse israeliane che vengono esibiti come trofei, qualcosa che ricorda lo scempio dei cadaveri dei soldati americani a Mogadiscio, sì, nel famoso, certo, giorno del Black Down. Allo stesso tempo però arrivano sempre più immagini di obiettivi militari occupati, cioè adesso stanno facendo vedere un'altra base dell'esercito con carri armati e mezzi meccanizzati. È proprio una guerra di occupazione. Non è una guerra di occupazione, evidentemente si è dissolto il circuito della sicurezza in una fascia di confine e ha permesso di dilagare, è come se avessero occupato il territorio senza incontrare una resistenza. Okay. Adesso non so se le basi fossero particolarmente sguarnite per la festività, non so per quale motivo, ma è veramente sorprendente vedere due fortini conquistati, sì, dai, con carri armati abbandonati. Oggi la nostra sorpresa è soprattutto su questo, no? Sull'esilità delle resistenze israeliane, sull'incapacità di, sì, vedere, di capire quello che stava succedendo. Enrico, che è un maestro in questi temi, potrebbe raccontare meglio di me di come è cambiata l'intelligence israeliana. Noi, per usare come riferimenti larghi alcuni film, c'è quello che si intitola proprio The Spy, in cui Sacha Cohen interpreta, sì, il più grande infiltrato forse della storia israeliana, che dalla Siria riuscì a ottenere informazioni strategiche, ma Fauda, che è diventato un punto di riferimento, sì, un internazionale, della... fa vedere anche la difficoltà, sì, nell'ultima serie di penetrare Hezbollah, e fa vedere come ormai l'intelligence umana e le persone sul campo, gli infiltrati, sono un'eccezione, e di fronte all'impermeabilità della Gaza jihadista, sì, si è data la prevalenza a forme di spionaggio elettronico, di intercettazione delle comunicazioni, di qualcosa che però già oggi in passato, ma non ha funzionato in passato. Cioè, il fattore umano è importante. Il fattore umano, per citare l'ultimo, sì, grande libro dell'autore anche del Terzo Uomo e dei più belli, secondo me, che Graham Greene, dei più bei forse romanzi, sì, di spionaggio, sì, assolutamente, sì, è più grande, diciamo, fondamentale. Inventore di spy lì stories. Dobbiamo anche ricordare l'ultimo episodio che ha riguardato l'intelligenza israeliana, che era proprio quello avvenuto in Italia con la famosa gita nel barcone sul Lago Maggiore, in cui, sì, è vero. Durante un'operazione anti-iraniana morivano annegati alcuni degli agenti più importanti di Israele sul fronte europeo. Ora, però, questo è un racconto della linea, della trincea di questa guerra che stiamo vedendo oggi dalle immagini che girano appunto sui canali Telegram, o eccole qui, quelle in diretta sui circuiti della Reuters. Dall'altra parte però c'è Fabiana Magri, me la fate vedere davanti al muro bianco, immagino di casa tua, Fabiana, spero di casa tua, tu sei a Tel Aviv in questo momento. Ora, le notizie che arrivano sulle agenzie sono quelle appunto di una mobilitazione da guerra, anzi di un'attesa di guerra e anche di una crisi psicologica, cioè oggi Tel Aviv sente le esplosioni con le quali i sistemi antimissilistici dell'Iron Dome, di cui ci parlava Gianluca Di Feo, abbattono questi missili che arrivano da Gaza, costruiti in maniera un po' fortunosa con pezzi e componenti iraniane.
Ecco, che cosa si respira lì? Fabiana. Questa mattina all'alba, veramente, nel silenzio dello Shabbat, di Simchat Torah, che è la giornata di coda di tutte le festività religiose ebraiche, il suono delle sirene è arrivato a Tel Aviv anche quando risuonavano più vicino a Gaza. Sì. Poi sono suonate anche a Tel Aviv. Quindi per strada, anche se la giornata sarebbe stata comunque di festa e probabilmente devo dire per ora tranquilla. Scusami Fabiana, io sento da questo collegamento gli uccelli e va bene, questo è un buon segno, però tu dici c'è che questa mattina non era intorno. Così c'è un silenzio, sì, in questo momento le sirene stanno suonando vicino alla striscia, non si sentono più perché la città nel frattempo si è risvegliata, però l'atmosfera è di quiete totale. Qui a Tel Aviv sono in corso gli assessment di sicurezza della difesa, dell'establishment della difesa. Sì. E probabilmente dopo aver risolto la situazione di emergenza che ha sorpreso tutti, ci sarà nei prossimi giorni vedremo allora sì la reazione più muscolare di Israele. Ho parlato con analisti e ho chi ha fatto le domande che vi fate voi in studio, sì. E sull'analisi del come sia stato possibile questo buco di sicurezza, sia fisico sia di intelligence, sono tutti molto abbottonati e ritengono che non sia neanche il momento di affrontare il tema, perché in questo momento anche riflettere e dare informazioni su questi buchi farebbe il gioco del nemico. Sì, ho capito. Esatto, anche perché questi buchi sono tuttora esistenti e quindi finché la situazione non sarà stata ripristinata non si passerà alla fase successiva, che è quella di reazione più forte. E quella di reazione sarà probabilmente un assedio totale, una guerra contro una striscia che di fatto ormai è uno stato indipendente di Hamas, sì. E sulla possibilità di scenari allargati interni, quindi alle città popolate dagli arabi israeliani, Cisgiordania o al nord con il Libano, anche questo è un tema su cui nessuno esprime o osa fare previsioni, ma sicuramente uno dei messaggi che Hamas sta mandando più o meno intenzionalmente è che la questione palestinese non può essere relegata ai bordi dei tavoli delle negoziazioni, sì, di accordi regionali più ampi, ma è un problema o una situazione che va affrontata. Ho capito. Allora, Fabiana Magri è corrispondente della stampa da Tel Aviv, è a casa sua. Dove abiti a Tel Aviv? In che quartiere sei tu? Abito nel quartiere di Lev Ha'ir, che in ebraico vuol dire il centro, il cuore della città. Nel cuore di Tel Aviv. Proprio al centro. Vedo il mare, non le spiagge, non sono così vicino, e sono quindi intorno a me ho sia, come dire, i grattacieli della città moderna, sia le case della White City e della città bianca. Fabiana, puoi girarla con la telecamera, puoi inquadrare il tuo terrazzo, eccoci qua, ecco. Lì in fondo si vede il mare. È vero, c'è un silenzio, esatto, abbastanza surreale, però scusami, la cosa che tu mi stai dicendo è quindi che oggi gli israeliani di Tel Aviv o di Gerusalemme non hanno tanto paura dei missili che arrivano dalla striscia di Gaza. Come si chiamano questi missili? Hanno un termine tecnico, Gianluca Di Feo? Hanno vari nomi, i più numerosi sono i Qassam, poi ci sono vari Qassam, modelli. Sì. Loro adesso oggi missili Qassam erano quelli, diciamo, di provenienza irachena? No, sono fabbricati, sono modelli israeliani, ma vengono assemblati in laboratori in essenzialmente quelli più semplici, più semplici. Ci sono armi di maggiore portanza. Loro adesso stanno comunicando che oggi hanno usato un nuovo tipo di arma chiamata Rajum, stanno diffondendo video e immagini di questo. Che però tu stai dicendo anche che non è che cambia raggio. Moltissimo. Sono armi di elementare efficacia e questa è la loro potenza. Si producono con veramente pochi soldi e con poca tecnologia e usati in grandi numeri riescono anche a
contrastare la superiorità tecnologica di Iron Dome. Quindi, scusami Fabiana, tornando a noi, tu mi stai dicendo che gli abitanti di Tel Aviv oggi non sono tanto preoccupati di questi missili quanto sono preoccupati del fallimento della politica di sicurezza e quindi, diciamo, del loro benessere, della loro tranquillità anche psicologica, perché non solo si è bucato l'Iron Dome oggi, ma si è bucata anche la, diciamo, capacità di tranquillità di Israele, di tutto Israele. In fondo Gaza fino a poche ore fa era, diciamo, lì chiusa dentro i confini della striscia. Oggi invece Gaza a un certo punto è uscita da questi confini ed è entrata in Israele ed è entrata anche in casa tua sostanzialmente, nel senso che poi alla fine è tutto amplificato. Sì, vai. E se posso aggiungere, un altro dei motivi per cui gli israeliani restano dentro casa è perché non è ancora chiaro quanto questa infiltrazione sia limitata alle zone del sud del paese intorno alla striscia o quanto potenzialmente possa espandersi in altre zone del paese. Quindi in tutto il Gush Dan, il centro di Israele, mi arrivano informazioni da persone che abitano in zone anche appunto più distanti, è la stessa situazione di estrema attenzione e si esce il meno possibile per facilitare, ecco, il ritorno a una sicurezza che poi consentirà un contrattacco e una manovra difensiva e aggressiva, sì, più efficace. Allora, ecco, grazie adesso, mille. Grazie a Fabiana Macri. Mentre, come diceva Fabiana, per motivi di sicurezza le fonti ufficiali israeliane diffondono quante meno informazioni possibile sull'operazione, sì, in corso, sui canali, sui social si cominciano a vedere le immagini dell'ingresso delle forze armate israeliane in queste località e le operazioni che stanno conducendo casa per casa, in cui si vedono assieme a soldati dei civili armati, ma si vede nei loro movimenti, nella loro incertezza, quanto poco ci sia chiarezza sulla situazione. Cioè si stanno muovendo come se fossero in un paese nemico, non in una parte di Israele. Allo stesso tempo si moltiplicano le immagini di manifestazioni piccole, medie, in Libano, in Iraq e in altri paesi a sostegno dell'operazione palestinese, con, sì, cortei di macchine che mostrano le bandiere della Palestina e che esultano per la sconfitta, cioè, di Israele. E veramente adesso cominciamo a chiudere questa staffetta di Metropolis, Gabriella. Difficile contenere tutto quello che è successo questa mattina in poche ore, dalle 7 fino alla fine della mattinata, anche se appunto queste sono le immagini di piazza che vediamo, i bombardamenti ci sono ancora, i missili ancora vengono lanciati nel tardo pomeriggio, anche perché nel frattempo ci sono reazioni internazionali. Ad esempio il portavoce del governo iracheno dell'Iraq, Iraq sunnita, definisce l'operazione attacco di Hamas come risultato della politica israeliana contro i palestinesi, cioè quello che si è innescato oggi è un meccanismo, come dicevamo prima con Enrico Franceschini, che non sappiamo dove possa portare. Sì, è proprio l'incognita delle prossime ore. Una interna, perché bisognerà capire anche cosa succede adesso, della preoccupazione che esprimeva Fabiana, che hanno gli israeliani adesso, cosa succede nelle città arabo-israeliane all'interno di Israele, perché il leader Mohammed Deif, il leader dell'ala militare di Hamas, ha lanciato un appello chiamando fondamentalmente gli arabi alla rivolta. Quindi scendete in piazza e combattete con qualunque cosa abbiate in mano, un coltello, sono quelle immagini un pano, di prima che vi abbiamo fatto vedere, pietra, delle manifestazioni, sì, un camion. Quindi questo può scatenare o no un effetto a catena, un effetto domino all'interno della comunità araba in Israele e fuori, diciamo, nel mondo arabo e persiano anche, che sostiene, diciamo così, la causa palestinese. E questo è il primo dato. Il secondo sono le reazioni dei governi.
Ora, Hezbollah stamattina diceva noi siamo in coordinamento con Hamas, appoggiamo la loro operazione, questa è la risposta a chi vuole normalizzare le relazioni con Israele. Per il momento potrebbe non intervenire, ma ha tutte le capacità di aprire un fronte nord, di schiacciare così Gerusalemme tra due punte di guerra. Sarebbe una situazione veramente drammatica. L'Iran ha parlato attraverso la voce di uno dei consiglieri militari Khamenei, il generale Safavi, che ha detto lode al glorioso popolo palestinese, sì. Siamo con loro, sosteniamo la loro lotta. Ora, due settimane, poco meno diciamo di un mese fa, Netanyahu è andato all'ONU ed è sembrato molto sicuro di sé, sì. Rispetto alla chiusura degli accordi con i sauditi, no? Sì, siamo vicini a una svolta, diciamo, una svolta storica. In quella occasione ha mostrato una mappa che suscitò un vespaio, sì. Diciamo, nel mondo palestinese, che in cui c'era solo Israele, non erano disegnati né Gaza né i territori della West Bank. Quindi le questioni sono due, cioè, una è quanto questa guerra resterà territoriale, sì. E sarà, diciamo, per definire gli equilibri di potere all'interno dei gruppi palestinesi e con Israele, e quanto invece potrebbe avere degli sviluppi più ampi e quindi coinvolgere in forme che non possiamo immaginare, dirette o indirette, Libano, Siria e Iran. Allora, ecco, queste una notizia che pochi minuti fa aveva intercettato Gabriella, che mi aveva mostrato di uno scontro tra gli israeliani e Hezbollah sulla frontiera libanese, viene qualificato dalle fonti arabe come un incidente, cioè c'erano questi motociclisti con le bandiere di Hezbollah che sfilavano davanti al confine per festeggiare dietro quello che è successo dietro il filo spinato, e insomma, provocare confine, sì. Soldati israeliani. I soldati israeliani avrebbero sparato, forse ritenendo che stessero marciando verso il confine, o forse perché qualcuno ha perso i nervi. Ci sarebbero dei feriti, speriamo che resti a livello di incidente e non provochi, non inneschi una reazione di Hezbollah. Allora, ci sono due notizie con le quali forse possiamo chiudere. La prima è quella di un vertice a Palazzo Chigi per appunto verificare la posizione di Israele e ovviamente assicurare, diciamo, la vicinanza dell'Italia, sì. Al governo di Netanyahu. La non, prima. Non dimentichiamo che noi abbiamo più di 1000 soldati con la forza UNIFIL che garantisce la frontiera tra Libano e Israele, che quindi in questo momento, sì. Sono nel posto più caldo in assoluto. Scusate, queste intanto sono immagini che ci arrivano adesso dai circuiti internazionali. Questa è gente che scappa, non sappiamo, sì, esattamente da dove. Posso, caro, questo è l'immagine di una festa che era in corso vicino Sderot, nel deserto, a quanto pare una sorta di rave, o comunque sì. Sì, di festa piena di ragazzi che si sono trovati sotto il fuoco dei primi razzi questa mattina e scappavano. E sono scappati. L'altra notizia con la quale secondo me vale la pena chiudere è che Netanyahu e Biden si sentono al telefono e Netanyahu chiede al presidente americano una campagna militare lunga e potente. Lo stesso Netanyahu che era andato all'ONU soltanto poche settimane fa, aveva fatto vedere quella piantina che aveva lasciato un po' tutti sgomenti, adesso parla di una campagna militare lunga e potente. Noi ci domandiamo anche quanto però sia una sorta di arma di distrazione anche questa di fronte alle responsabilità che il governo di Netanyahu, il ministro della difesa, oggi si assumono, cioè quella di non aver capito che un'operazione del genere ingente e possente, fatta di migliaia di missili sparati in poche ore sull'Iron Dome israeliano, che sembrava invincibile, e in realtà nessuno l'aveva vista arrivare ancora una volta. Allora, grazie a tutti. Il titolo secondo me ce lo dà Gianluca Di Feo e poi noi torniamo lunedì. Metropolis torna lunedì, certo, se succedono queste cose quotidianamente poi. E si è aperto un altro buco terrificante nella sicurezza mondiale, una nuova porta verso l'inferno. Avevamo già quella dell'Ucraina, sì, insomma, che era da 20 larga, mesi che non si riesce a chiudere, e adesso ne abbiamo un'altra che non sappiamo, come ha sottolineato Gabriella, quanto si allargherà. Domani in edicola ovviamente sulla guerra, Repubblica e La Stampa. Noi torniamo credo lunedì. Grazie a tutti.